secondo appuntamento di Madre Terra Chiama Caffè, l'abbiamo chiamato così per la dimensione raccolta e intima di, questa, di questo spettacolo, di questa situazione. Per chi non lo sapesse, Madre Terra Chiama è una trasmissione che viene da ogni settimana da Radio Archimede, una trasmissione che si occupa di musica, condotta da Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro, che sono qui insieme a noi, al resto dei musicisti che ringraziamo, una trasmissione che si occupa di musica da un punto di vista anche però legato, posso dire, l'uomo in generale, no? Quali, civiltà, i modi di essere, l'ecosostenibilità, insomma ci sono tutta una serie di temi, Madre Terra, tutta una serie di temi che il Laugral porta avanti da tanti anni. La scorsa settimana, il mese scorso, abbiamo inaugurato spingendoci fino in Australia, c'è stato questo resoconto di questo viaggio molto bello, riportato in maniera molto efficace da Giancarlo e da Rosalba. Questa sera invece rimaniamo un po' dalle nostre parti, perché si parla di un'antica città che si chiama Rama, e una città che è stata in un certo senso riscoperta. Mi diceva prima Rosalba che Giancarlo ha iniziato gli studi su questa città addirittura negli anni 70, e quindi ne sapremo di più. Il prossimo appuntamento sarà un appuntamento che ci porterà nuovamente dall'altra parte dell'oceano, non così lontano come in Australia, ma arriveremo fino in Arizona, perché il tema dei nativi è un tema appunto caro al Laugral. Non mi dilungo, lascio voce, storie, musica ai nostri ospiti, li ringrazio, sono sempre molto gentili con noi. Vi ricordo l'appuntamento del classico di San Patrizio il 17 marzo, quello sarà un vero e proprio concerto che si svolgerà nella sala come di consuetudine. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, i musicisti, e ringrazio voi per essere venuti, e la parola a Giancarlo Rosalba. Grazie. Grazie, come sempre ringraziamo Cosimo Amendolia, ringraziamo la suoneria per l'ospitalità, e ci fa sempre molto piacere questo appuntamento che si discosta, come diceva Cosimo, dai nostri classici concerti. Se volete un classico concerto, come dire, Celtic Rock, venite il 17 marzo al Combo, all'altra sala. Stasera invece facciamo un altro viaggio che l'altra volta avevamo fatto un viaggio in Australia. Questa sera faremo un viaggio più vicino nello spazio, ma più lontano nel tempo, perché andremo indietro nel tempo di migliaia e migliaia e migliaia di anni, e parleremo di una leggenda, di un'antica leggenda, quindi racconteremo una vera e propria storia, la leggenda della città di Rama. È una leggenda che parla, che fa ridiscutere, che fa mettere in discussione tutta la nostra storia, così come ci è stata insegnata a scuola, perché la leggenda di Rama mette in discussione proprio anche le nostre vere origini, o meglio, ci parla delle nostre vere origini. E Rama era una città, secondo gli antichi miti, che si estendeva in tutta la Val di Susa e addirittura oltre Alpe. Quindi questa città, che è rimasta apparentemente solo nelle leggende, ma come vedremo poi durante la serata, non solo nelle leggende, perché possiamo considerare che è diventata anche storia, questa città di Rama è stata una pietra miliare per la cultura celtica. Quindi è stata un mito che è anche un riferimento. Io inizierei con una poesia di Giancarlo, Gli dei di Asgard. Se vuoi sì. Anche descrivere di cosa parla. Parla del mito degli dei di Asgard, gli dei che praticamente hanno raccolto nell'immaginario celtico, hanno raccolto tutta la saga dei celti, cioè la saga di popolazioni che hanno preceduto i celti. La poesia è tutta da interpretare, ma comunque cerca di esporre una sua... C'è il microfono? Sorge a destra come sempre per iniziare il suo cammino attraverso
verso il cielo. Il vuoto dell'abisso si accende all'improvviso di emozioni senza tempo. Nell'immane silenzio che sovrasta tutta la notte, in alto nel cielo scivola silenziosa il luminoso carro degli antichi dei, maestoso, evocando il ricordo di antiche gesta. La grande arca, il segreto scrigno di sogni perduti e antiche conoscenze, sorvola la storia del mondo abbandonato, seguendo il suo immutabile sentiero, nascondendosi e apparendo tra il nulla. Gli dèi sono lontani, senza che la voce di nessuno di noi possa raggiungerli, forse senza neppure aver voglia di ascoltare, poiché tutto è già stato detto nella loro profezia di Ragnarok. Sapranno mai che conserviamo il ricordo delle loro antiche gesta? Come trovare l'accesso del ponte arcobaleno che ci porti lassù, oltre l'inquietante silenzio? Guardo, senza pensieri, il muto e pallido sigillo dell'antico potere, mentre scivola nel cielo, segnando lo scandire del nostro tempo e delle nostre speranze. Sulle tracce della leggenda di Rama ci siamo trovati di fronte a molte sorprese. Una sorpresa quella è stata quella di vedere una cultura che è sparsa su tutte le nazioni celtiche, anche se si è sempre cercato di annientarla, se non c'è stata mai una vera intenzione di farla vivere. E questo lo si sente moltissimo nella musica, perché la musica celtica, al di là dei paesi che possono essere Irlanda, Bretagna, Scozia, ma anche nord dell'Italia, al di là delle differenze geografiche, in fondo la logica musicale è molto simile. Thank you.
So I wish I was in England, or wherever she may be. Then I would call my love, together we would be. Then I would call my love, and together we would be. Del nord del Piemonte esisteva Rama, un'antichissima città megalitica, una città talmente grande che si estendeva nel territorio di tutta la Valle di Susa e oltre Alpe. È una città che è molto legata al mito, che è specificamente quello di Fetonte. Giancarlo. Sì, viene da stupirsi come un mito del genere, che poi è risultato non essere un mito, e da stupirsi come questo mito sia stato tenuto nascosto per molti anni, per millenni. Diciamo che recentemente c'è stata solo la Matilde de Lauvermille che nel 1800 ha scritto due libercoli nei quali parla abbastanza diffusamente della città di Rama. E raccoglie anche dei miti locali della Val di Susa, altre cose, altre usanze del tempo, eccetera, eccetera. Ecco, è una cosa veramente incredibile come questo mito sia stato tenuto all'oscuro. Cioè, infatti, dal 1800 in poi, da quando ne ha parlato Matilde Lauvermille e da quando per combinazione mi sono capitati nelle mie mani i suoi libri e per combinazione li ho letti e ho cominciato a parlarne e a fare conferenze sul tema, ecco che all'improvviso la città di Rama riesplode, si fa conoscere, però non la spiega il silenzio che c'è stato per cent'anni circa. Sì, diciamo che attorno a questo mito qua si può parlare di tante cose molto particolari, si può parlare di extraterrestri, perché poi come vedremo, certo, il mito di Fetonte, certo, parla di un evento ben preciso. Si può parlare di cover-up, perché è incredibile che sia stata nascosta per così tanto tempo, cent'anni, ma sì, anche di più, una cosa così enorme come quella della città di Rama. E, diciamo che per noi è stato, per prima di tutto per Giancarlo, è stato un po' inseguire le tracce di una leggenda che ha portato poi a delle scoperte incredibili. Ma io mi sono poi aggiunta a questa ricerca perché mi ha entusiasmato e devo dire che le scoperte non finivano mai. Però partiamo dal mito di Fetonte. Sì, il mito di Fetonte può essere fantascientifico, però è un mito che esiste, c'è e non c'è niente da discutere, è così e basta. Cioè, nel senso che a un certo punto le tradizioni locali delle famiglie celtiche e delle consorterie sciamaniche che ancora esistono nel nord del Piemonte riportano, ma questo poi è anche stato confermato anche nei nostri viaggi da altre diciamo, comunità diciamo stanziali, non newegiane ma stanziali, e il fatto che a un certo punto scende dal cielo questa creatura che sembrerebbe non sola ma accompagnata da altri, che potrebbe essere paragonabile agli Elohim della Bibbia. Cioè praticamente questa ente scende sulla terra, scende in Val di Susa, scende nel centro di Val di Susa, che all'epoca era tutto un posto pieno di acquitrini, dove c'era una zona che era praticamente il Rocciamelone, che costituiva un'isola a sé, e lì trova, questa creatura trova degli abitanti con i quali trasfonde la sua conoscenza. E le cose fantascientifiche sono tante, perché primo scende dal cielo con una sua nave, la nave dorata, uno. Due, si fa aiutare da due aiutanti di metallo, si fa aiutare per costruire un grande cromlech dentro il quale poi lui raccoglierà i suoi auditori.
La cosa particolare è che non è una leggenda che è riferibile solo al mito di Fetonte, per esempio il dio Efesto, un dio di Vulcano, anche lui era accompagnato da chiamiamoli dei robot, come chiamarli, da automi, da androidi, che erano fatti di metallo intero, che siccome lui era zoppo lo accompagnavano per passeggiare con lui, lo accompagnavano sostenendolo, non solo, ma come dice Omero e altri del tempo, addirittura erano in grado di cantargli delle canzoni nel momento che lui si coricava, cose di questo genere. Poi non solo, ci sono altri miti relativi a un Tai che è in Cina, vicino al fiume Giallo, dove ad esempio anche lui è un qualcosa che scende dal cielo ed è aiutato anche lì da creature di metallo che lo aiutano, lì riordinano solo delle pietre, non dice cosa ne fanno di queste pietre, ma comunque la leggenda parla di questo. Indubbiamente i miti di tutto il pianeta, dei nativi di tutto il pianeta, hanno questo ricordo, e c'è da chiedersi se davvero sono solo miti. Come diceva Platone, nei miti c'è anche qualcosa di storico, certo, che viene trasmesso. Certo. In tutti i miti del pianeta si parla di qualcosa che arriva dal cielo e che lascia un'eredità agli uomini, una civiltà agli uomini. Indubbiamente c'è anche un altro fatto strano, i megaliti. I megaliti che dalla cultura di Rama, da cui hanno preso riferimento poi tutti i paesi celtici, i megaliti però sono sparsi non solo in Europa ma in tutto il pianeta, li abbiamo visti veramente in tutto il pianeta, e sono tracce evidentissime di una cultura che non ha posto apparentemente nella nostra storia. Si dovrebbe impressionarci per questo, perché è una cultura che ha lasciato delle tracce evidentissime. Ci sono ad esempio delle fortezze megalitiche realizzate con pietre enormi che si trovano nel Messico, si trovano in America Latina, si trovano in Oceania, si trovano addirittura nei paesi dell'est. Adesso pian pianino sta saltando fuori, finora per via di motivi politici del luogo non se ne era parlato, ma addirittura ci sembra che ci sia una Stonehenge in Romania. Quindi ecco, tutto questo noi non sappiamo assolutamente nulla, sono le nostre radici, noi veniamo da quella cultura, si possono raccontare tutte le belle cose che c'è da nostre... chiedersi perché ci viene nascosto. Esatto, si batte il chiodo che l'Europa ha radici cristiane, vabbè, sarà anche vero, però fino a un certo punto, ma prima ancora cosa c'era? Di questo non si sa assolutamente nulla. Andiamo con una poesia che è legata a questo mistero, che è Ritorno a casa. Sì, premetto solo questo, che le pietre hanno costituito per i Celti e prima ancora di loro hanno costituito un richiamo sacro della loro interiorità, come se le pietre rivelassero un legame con Madre Terra molto più profondo e soprattutto una storia ancora più antica. Probabilmente, così come le tradizioni locali del nord che abbiamo conosciuto hanno parlato di Rama, di Fetonte, probabilmente queste fortezze, questi monumenti megalitici a loro sono ben chiari perché esistono e chi li ha fatti. Comunque, questa poesia si chiama intitola Ritorno a casa. I nostri spiriti sono chiamati nel segno del nord, dove grandi imprese furono vissute, dove il vento, il cielo e la notte ci ripropongono il nostro destino. Là, nelle terre del nord, ci sono i nostri taizani che si erano alti a sfidare il mare. Testimoni di pietra nel quale abbiamo lasciato la nostra impronta e il nostro cuore. Salire sulle strade che conducono al nord è il nostro ritorno a casa. I nostri taizani ci aspettano, il nostro vento, il nostro cielo, la nostra notte ci aspettano, vicino alla porta di luce che ci richiama all'antico splendore della storia dell'uomo, nel sogno del nord. Abbiamo parlato di megaliti e i megaliti
che noi conosciamo forse più intimamente sono quelli della Bretagna, perché la Bretagna è stata un posto ricorrente per noi, per me Giancarlo, ma anche per i nostri colleghi dell'Abgrado. E quindi i megaliti della Bretagna ci hanno anche aperto tutto un mondo. Questo brano è un brano antichissimo, che è in antico bretone, ed è un brano mistico. Il ritornello dice: ritornerà il vento verde e mi trasporterà lontano da questo mondo, dentro il mare, dentro le stelle. Devi yahu sala el ganam re herve dosta herve dosta le zarve etre arfo akka Ortose mens, ortose ben, eskeuken bar, turiun ben, eskeuken bar, turiun ben, eskeuken bar, molto con noi anche nelle nostre ricerche. Parlando di megaliti, vado a fare delle interviste. Allora, cominciamo come sempre da te, che sei una pezza. Quali sono i megaliti, cioè delle tante cose che abbiamo visto insieme, che abbiamo scoperto insieme, cos'è che ti viene in mente, che ti hanno colpito in particolare? Un luogo in particolare che mi abbia colpito è difficile dire. Mi ha colpito molto il fatto che, come diceva Giancarlo prima, sono sparsi su tutto il pianeta, questo sì. Cioè quello che abbiamo trovato in Australia, l'abbiamo trovato in Svizzera, per esempio, l'abbiamo trovato nelle nostre vallate, in Val di Susa, ma proprio dappertutto, in Val Varaita, nel Cuneese. Cioè, mi sembra di pensare che praticamente non c'è un posto che non sia stato toccato da questa cultura. Anche in Australia, appunto. E c'è da chiedersi veramente perché, e soprattutto c'è da chiedersi perché non siano considerati, cioè come se fossero qualcosa così, quattro primitivi che hanno messo su queste cose, senza che in fondo ci sia veramente un approfondimento di questo, e quindi questo potrebbe davvero essere un cover up, un debunk, ma perché? Luca, tu sei stato mio compagno di perlustrazioni
hai fatto anche un bellissimo documentario che era Madide. Cos'è che ti viene in mente come qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Beh, innanzitutto per me è stato un onore partecipare al progetto di Ramadir, perché credo che al giorno d'oggi rispolverare le nostre tradizioni, in special modo quello dei megaliti, che come diceva Gianluca è un mondo che sembra non interessare praticamente a nessuno, nonostante che sia una cosa, una cultura planetaria nel vero senso della parola, perché si trova in ogni angolo del pianeta. Il problema è che secondo me cioè si vuole un pochino chiudere gli occhi appunto su questa uniformità di cultura in tutto quanto il pianeta. Voglio dire, nell'epoca in cui sono stati costruiti i megaliti non c'era internet, non c'erano interconnessioni, che noi sappiamo ovviamente, fra queste varie popolazioni, eppure i monumenti megalitici rispettano determinate caratteristiche che puoi trovare dal Giappone all'Africa, all'Italia e a tutto quanto in Nord Europa. Quindi viene veramente da pensare che ci fosse una cultura comune che accomunasse questo tipo di modo di costruire questi monumenti. E questo devo dire che lo ritengo una cosa veramente affascinante, perché viene veramente da chiedersi: la storia prima di noi, come ci è stata raccontata, non contempla questa cosa, eppure c'è. Cioè, i testimoni ci sono, quindi vale la pena di chiedersi da dove vengono. Mentre parlavi mi veniva in mente il sito di Briaglia, un sito che è proprio l'esempio lampante di una cover up, perché a Briaglia, vicino a Cuneo, in provincia di Cuneo, c'è un reperto, anzi ci sono tanti reperti, ma ce n'è uno in particolare che è un tumulus che potrebbe essere tranquillamente paragonato al tumulus di Newgrange in Irlanda. Non so se avete idea, ma un tumulus con una galleria sotterranea lunghissima dove il sole va a appoggiarsi su una pietra al solstizio d'inverno. E questo è uno dei reperti, perché poi in realtà sono stati trovati tantissimi altri reperti in quella zona da un archeologo che era da Aquino, adesso non c'è più, ma che ha sottoposto, era entusiasta, lui ha fatto tutta una catalogazione di questi ritrovamenti e ha sottoposto la cosa ai beni archeologici del Piemonte, e gli è stato risposto che non c'era nessun interesse particolare per cui valesse la pena di occuparsene. Ovviamente lui è stato un po' demotivato, se ne è pure andato via, è andato via proprio da quei territori. Noi abbiamo avuto la fortuna di venire in contatto con Fabrizio Milla, che tra l'altro è il fratello del nostro regista Stefano Milla, che ha fatto un film con noi, che è uno speleologo e ha voluto portare alla luce, infatti nel nostro libro Rama, la città di Rama, c'è questa storia, ha voluto riportare alla luce questo reperto incredibile. Noi siamo stati con lui a visitarlo, è veramente una cosa incredibile. Mi chiedo come si fa a dire che non riveste interessi particolari culturali, come si fa a cantare? Per me, perché io sono un accanito difensore del megalitismo, e soprattutto per quello che rappresenta il megalitismo, e qui si evince tutto. Il megalitismo è una cultura legata alla natura, una cultura che sottolinea la libertà dell'individuo fuori dai dogmi, fuori dalle religioni e fuori da tante altre stupidaggini del genere. I credenti presenti mi scusino, ma io la penso così. E quindi è chiaro che c'è una censura su questa cultura, non deve esistere. In fondo i faraoni applicavano già questa cosa, poi il cristianesimo ha preso dei faraoni, quindi i faraoni cosa facevano? Quando arrivavano iniziavano una nuova dinastia, scalpellavano tutto quello che poteva esserci stato prima per poter dire: noi siamo i primi che fondiamo l'Egitto. È la stessa cosa che succede in Europa. Beh, noi siamo stati, arrivo anche da te Andrea, non sentirti trascurato, è un po' messo da parte. Noi abbiamo fatto tanti viaggi insieme, ad esempio mi viene in mente la Scozia o tante altre cose. Cos'è che ti è rimasto impresso di questi viaggi alla ricerca dei megaliti? Ma quello che mi è rimasto più di tutto impresso è quello di Karnak, perché
Voi, cioè tu e Giancarlo, ci avete portato nella zona di Karnak, che non conosciamo effettivamente, quella degli anni 90, e quando siamo entrati, che era poco dopo il tramonto, cioè a me sembrava di entrare in una dimensione stranissima, perché c'erano queste enormi distese di menhir che occupavano praticamente tutto il paesaggio. E, cioè, quello lì è stato un momento molto intenso, perché veramente si sentiva che c'era una cultura che non era tanto italiana, ecco, cioè non ho mai... Neanche francese. Infatti poi mi ha fatto molto effetto poi qualche anno dopo che neanche noi potevamo più entrarci in quel posto, perché hanno chiuso tutto, e allora lì viene sempre fuori questa storia che tutta la cultura del megalitismo praticamente viene tranciata di brutto, perché come è possibile che fino agli anni 90 si poteva andare lì, ognuno appoggiava le mani sul menhir, faceva tutto quel che gli pareva, e poi di colpo praticamente era tutto chiuso, non si poteva più entrare, per cui chiaramente è stato scioccante questa cosa qua, effettivamente. Sì, infatti noi e Giancarlo ci siamo presi carico anche della lotta dei bretoni per preservare il loro luogo sacro, perché il luogo sacro dei menhir della Bretagna, che vede chilometri e chilometri di menhir allineati, molti altissimi anche, e poi decrescendo, sono stati sempre un luogo particolarmente sacro per i bretoni di tutta la Bretagna. Hanno svolto lì le loro cerimonie più sacre, hanno svolto matrimoni e battesimi e quant'altro. Però a un certo punto, circa 20 anni fa, il governo francese ha deciso che questo luogo doveva essere recintato, e quindi non hanno più potuto usarlo come punto di ritrovo, che era quello che era andato avanti per millenni. La scusa è stata quella di preservarlo, ma in realtà non hanno preservato proprio niente, perché era molto più preservato prima, adesso non è preservato, è lasciato proprio al degrado. E anche se i bretoni ovviamente hanno i modi di entrarci, perché sanno come fare e ce l'hanno anche fatti vedere, non è più come una volta in cui questo luogo era frequentato da ragazzini. Ci sono dei ragazzi che oggi, come oggi, mi dicono: noi non siamo mai stati in grado di entrare in quel luogo, perché ormai da 20 anni a questa parte tutti quelli nati dopo non hanno più potuto usufruire di questo legame con i menhir. E i menhir, come diceva Giancarlo, sono un monumento particolare, perché sono un ponte tra terra e cielo, sono un po' come un segno che indica i centri energetici della terra. Senza andare nel linguaggio New Age, i nostri bretoni, quelli che noi conosciamo e che sono molto pratici e pragmatici, per loro è normale andare a curarsi tra i menhir. Quando hanno un mal di testa, un mal di schiena, dicono, magari in una riunione proprio, dicono: scusate un attimo, vado un attimo dal mio menhir e mi curo. Ma è normale per loro, perché è pragmatico, per loro è pragmatico, li curano. No? Beh, diciamo, c'è da dire anche una cosa che Giorgio non ha detto, cioè all'inizio il governo francese, proprio per impedire che ufficialmente che i menhir potessero essere danneggiati dai turisti, anche se poi li hanno buttati giù loro stessi per fare una strada nuova, vabbè, comunque diciamo che avevano eretto una rete alta 2 metri circa, tutto intorno, una recinzione enorme intorno ai menhir, e dopo l'intervento più volte ribattuto mio, di Rosalba, all'ONU, alle Nazioni Unite, alla fine i ladri sono stati scoperti con le mani nel sacco, perché suonavano le famose campane di Promessi Sposi, per cui i ladri scappano, ovvero una volta coperti con le mani nel sacco, che l'avevano fatto evidentemente in maniera molto, molto diciamo truffaldina, adesso la recinzione è abbassata di 10 centimetri. Sì, però il simbolo rimane, sì, certo. L'umiliazione per loro, certo, rimane. Certo, certo. Beh, la cultura celtica c'è sempre stato un tentativo di annientarla, c'è sicuramente il fatto che le nuove, nella storia i vincitori sono quelli che scrivono la storia, che riscrivono la storia, e quindi la cultura celtica oggi come oggi viene trattata con 2 righe sui libri di storia, sono praticamente praticamente delle, come si potrebbe dire, dei personaggi vestiti di pelle, ecco, quella roba lì, ignoranti, abbruttiti, sporchi, aceri, esatto, ma questo
vale anche per qualche decennio fa, non è che poi andiamo tanto indietro nel tempo, perché ad esempio ancora nel 1800 ci sono stati messi al bando gli strumenti del celtismo, e parliamo della cornamusa, parliamo di tutti gli strumenti del tamburo, anche degli strumenti che servivano per fare musica celtica. E allora in quel periodo è venuta di moda, diciamo così, la mouth music, cioè la musica fatta solo con la voce. E infatti vi farò sentire un brano particolare, che è in gaelico scozzese ed è un lamento di una donna per il suo uomo morto in un naufragio. E dice: che pena ho nel cuore in quest'alba che sorge, vorrei essere con te, se il tuo cuscino è la sabbia, se il tuo letto sono le alghe, se i pesci ti illuminano il cammino, se le foche sono le tue guardiane, vorrei essere con te, vorrei andare via con te. Ora mi c'è hai forcella, o samadi es mi io, io balle, io Alindu in o iu vale Ma se closa de tu igana Ma se le vi kudam ke ni ho iu vale Iriba Dukkolem ala Ma se horon tona Faram leo Hiri yugam le Hiri go Rubi Hiri go Rihin po Alin duin avversata continuamente, perché se addirittura, come tu hai dimostrato, che addirittura si doveva fare senza musica, senza strumenti, vuol dire proprio che c'era un accanimento che non ha ragione di esserci. Beh, la cornamusa, forse Luca può dirci qualcosa, che visto che la suona, la cornamusa è stata molto osteggiata come strumento di guerra. Beh, assolutamente sì, è stata osteggiata talmente tanto che praticamente in Scozia sono nate due correnti musicali, che è stata quella che viene chiamata Kionmore o Kionberg, che era la piccola musica e la grande musica. Ossia, a un certo punto è stata consentita la piccola musica, che era quella delle marcette un po' così, quelle da festa, mentre invece la grande musica, che paradossalmente era molto più lenta ed era una vera e propria meditazione in postura, no? Perché c'è proprio una postura particolare per i suonatori di cornamusa che suona quel tipo di musica, che tra l'altro è considerata, non so come dire, suonare il Bach della cultura normale, no? Cioè, quindi una musica molto più difficile anche tecnicamente, però molto più lenta, che era una vera e propria meditazione, e quella era rigorosamente vietatissima proprio. Cioè, chi veniva sorpreso a suonare il pibroch, che era questo tipo di musica, veniva accorciato senza mezzi termini. E adesso però la stanno riscoprendo, perché, come ti ricorderai, quando siamo andati più e più volte in Scozia,
negli Highland Games c'erano le gare di cornamusa Pibroch, proprio che erano una vera e propria meditazione, e la valutazione di chi la suonava meglio veniva data non solo per l'esecuzione stilistica, ma anche proprio per una specie di esperienza interiore. E allora, infatti, come dicevi tu, il Pibroch è una musica, diciamo, sacra per gli scozzesi, deve essere suonata in una certa maniera, una roba lentissima e anche con dei passi a occhi chiusi, passi ben precisi, quindi a tutti gli effetti è una vera e propria meditazione. Meno male che adesso è diventata di nuovo legale. Beh, noi abbiamo visto, ad esempio, abbiamo avuto la fortuna di vedere nelle distese d'erba alta, vedere dei suonatori di bagpipe che suonavano, esatto, e si muovevano lentamente suonando per i fatti loro, erano chiaramente in stato di meditazione, bellissimo. Ma anche il flauto ha avuto i suoi guai. Beh sì, il flauto dall'antichità fino al barocco è sempre stato uno strumento molto controllato, nel senso che il flauto a becco, cioè quello che si suona in maniera diciamo orizzontale o verticale, come si può dire, è stato sempre versato perché è stato sempre considerato come un inno alla libertà, un inno alla ribellione, ai tiranni e cose di questo genere. Infatti, ad esempio, già nella cultura dell'Egeo, quando arrivano i dori che creano una loro struttura, una loro gerarchia, un loro sistema, eccetera, eccetera, e vogliono combattere, diciamo, il populismo, chiamiamolo così, di allora, cosa fanno? Fanno la stessa cosa. Addirittura c'è un fauno che si chiama Marzio, o Marzia, che fa un assolo di flauto, ma per questo viene punito e ucciso, tanto per dare una lezione. Oppure nel barocco, all'epoca del barocco, ecco che nasce il flauto traverso, e quindi un flauto che è assolutamente innaturale, ma è un flauto che viene utilizzato al posto del flauto a becco. Perché il flauto ha tutta una sua simbologia. Ah, certo, perché dai nativi nordamericani, poi come vedremo, diciamo anche per i Celti, il flauto è fatto da due pezzi che uniti insieme creano la realtà, la natura globale del vuoto, dello shan, come veniva chiamato. E separati, il boccaglio rappresentava la terra e il cielo, la parte dei fori rappresentava la terra, e quindi uniti rappresentavano il cielo e la terra che si univano fecondati dal Coran, cioè dal fiato di chi suonava, che dava vita a quello che ne usciva. Solo che era considerato un inno di ribellione ai tiranni, per cui automaticamente ecco che inseriscono inseriscono prima nelle culture egea l'arpa, e poi dopo ecco che inseriscono addirittura il flauto di Pan, che è più canne, tutto per impedire che si usasse il flauto. Allora, visto che tu sei uno che ha riscoperto il flauto secondo gli antichi miti, facciamo un brano col flauto. Un flauto di ribellione. Flauto di ribellione. Thank you.
alla fine, come si è conclusa questa fiaba che abbiamo cominciato a raccontare? Qual è il lieto fine della fiaba? E tutto inizia dalle ricerche, come si è già accennato, di Giancarlo negli anni 70 con il suo gruppo Spazio 4, che ha ripreso in mano questo filo che si era apparentemente perso. Ma poi ci sono state delle cose, c'è stato il ritrovamento del Libro d'Oro. Sì, all'inizio c'è stata la scoperta di... Allora, no, io e Salomone, fotografo archeologo di Torino, giravamo per la Val di Susa insieme ad altri membri di Spazio 4, di questa associazione che si occupava di tutto un po', e raccoglievamo dai contadini, soprattutto dagli anziani, raccoglievamo storie, racconti, soprattutto andavo a scavare nel discorso di Ramo. E un bel giorno Salomone mi telefona e mi dice: vieni qua in uno studio velocemente, io arrivo. E cosa trovo? Trovo due contadini che gli hanno portato un cubo di pietra con dentro delle lamine d'oro. Delle lamine d'oro dove c'era praticamente una marea di dati, racconti, favole esoteriche, c'era di tutto. Il risultato che questo l'abbiamo poi scoperto dopo, perché in un primo momento la scrittura non riusciamo a capire che scrittura fosse, e pensavamo addirittura di aver scoperto la scrittura atlantide, cose di questo genere, eravamo molto infervorati all'epoca. E invece in realtà poi Salomone per primo ha detto: no, questo qui sembra greco, però è strano, non corrisponde al greco che conosco. Fatto sta che abbiamo pensato che fosse greco antico, da questo siamo arrivati poi a farlo a tradurre da un signore di Torino che era esperto nel campo, ma non ce la faceva perché era greco antico e quindi non ce la faceva. E siamo andati fino a Costa Azzurra, in Costa Azzurra abbiamo trovato un archeologo che conosceva il greco antico e ci ha fatto una grande traduzione, che poi alla sua morte però è seguita da un altro ancora traduttore svizzero. E fatto sta che a un certo punto è saltato fuori un sacco di racconti, di leggende, di cose bellissime che non ci sono più, non esistono più. Noi volevamo trattenere le lamine, non ce l'ha fatto trattenere, abbiamo dovuto fare con una matita grassa sopra, abbiamo fatto una trascrizione e su quella base sono state fatte quelle traduzioni. Adesso le trascrizioni sono in una cassetta di sicurezza di Ginevra e lì stanno, anche perché non ci fidiamo molto di quello che potrebbe succedere qui in Italia, dai furti o altre cose di questo genere, anche perché si è visto che molti monumenti megalitici sono stati distrutti. Sì. Soprattutto è capitato che noi li abbiamo sottolineati e immediatamente una settimana o due dopo sono spariti, demoliti, cose di questo genere. Ma arriviamo alle mura di Rama. Le mura di Rama sono un po' la conferma, un po' come mi ricorda Schliemann nella sua ricerca di Troia, no? Che poi l'ha trovata. Le mura di Rama hanno confermato che non era solo una leggenda. E infatti nel 2007 un'associata dell'Ecospiritualità Foundation ci rivela il fatto di forse aver incontrato le mura di Rama. Fatto una perlustrazione sul luogo, in effetti è risultato che erano mura gigantesche, per metà sepolte dalla montagna e per metà fuori, da cui i contadini avevano detto che nelle loro camere più profonde avevano trovato quel famoso cofanetto con tutte le lamine. E in effetti ci sono. E quando ne abbiamo parlato a suo tempo con la sovrintendenza torinese, ci hanno riso dietro dicendo: è tutta una favola, voi avete bevuto troppo, così questo genere. Cose diciamo da dire, mandate quel paese. Sono cose non di loro interesse, o forse non devono essere. Ecco, esatto, non devono essere di loro interesse. Risultato però che sono invece di interesse di un paese molto più laico, che è la Francia, la quale sta facendo degli scavi perché Rama era talmente estesa che ci sono delle propagine anche in Francia. E infatti in Francia ci sono degli archeologi che stanno lavorando sulle mura di Rama francesi e hanno dato una mano con delle prospezioni, con degli aerei, hanno fatto delle mappature di tutta l'area della città di Rama che altrimenti non avremmo mai potuto avere. Non esistono, è una fantasia, abbiamo bevuto troppo, ecco, esatto. Sì, ma poi ci sono talmente, se uno ci fa caso, ci sono talmente tanti riscontri, come ad esempio proprio in Francia
c'è un intero paese che, con delle vie che si chiamano le Seigneur de Rame, la Roche de Rame, ma anche in Val di Susa, se fate caso, è pieno di toponimi che parlano di Rama. Sì, solo che in Italia sono considerati, oh, cosa sarà, cosa vorrà dire? In Francia sanno esattamente cosa vuol dire. Ma in Francia diciamo che è un paese talmente laico, da radici molto laiche, che ad esempio ti ricordi quando siamo stati invitati, dove è iniziato anche tutto il discorso della Chiamovard, in una comunità bretone, di druidica bretone, ma non vegiana, proprio locale, proprio territoriale, e ci avevano portato anche nella foresta di Brosseliana a vedere la famosa Pierre de Saint-Sètre. E lì è una cosa molto strana, e mi è venuto sempre più di più in mente di fare ricerche insieme, perché vuol dire una cosa molto importante: che storia è esistita prima di quella che noi conosciamo. La Pierre de Saint-Sètre, così chiamata de Saint-Sètre, degli antenati, semplicemente c'è una fontana, perché i druidi usano molto le fontane per i loro riti, c'è una fontana che sgorga dal suolo continuamente acqua, e c'è una lastra enorme di pietra dove sopra ci sono delle impronte umane calzate che vanno avanti in fila. La cosa particolare è che vicino, diciamo di qualche 30 centimetri, c'è una fila di impronti di Sauro. Qual è stata la storia vera che ci raccontano? E qui possiamo agganciarci a un'altra storia che racconteremo la prossima volta, perché anche in Arizona abbiamo visto la stessa cosa. Insieme, ne parleremo la prossima volta. Ma mentre parlavi mi sono venute in mente tante cose, perché questa ricerca della città di Rama ci ha portato a conoscere tantissime persone molto particolari, tipo le famiglie celtiche, sia della Val di Susa che delle valli di Lanzo. Ci ha portato a conoscere tanti luoghi megalitici con gente che ci ha aiutato a scoprirli. Ad esempio mi viene in mente la Pera Cunca, che tu sai benissimo di cosa parlo, dove c'erano dei menhir interrati in piedi, e questo mi ha fatto venire in mente in Scozia, dove i Pitti nascondevano i loro reperti più sacri, che erano appunto le pietre incise, per tempi migliori, perché volevano proteggerli. Sì, in effetti ribadisco questo fatto che nelle nostre valli ci sono dei veri e propri tesori nascosti che se non sai dove sono, sicuramente non c'è la Proloco che ti aiuta a trovarli, non ci sono dei cartelli che ti dicono dove trovarli. Ci fa un sacco di buona volontà e conoscere qualcuno o degli anziani che si ricordi ancora dove sono, perché viene fatto veramente di tutto per farli scordare. Questo dà da pensare, perché evidentemente vuol dire che sono... Poi quando li vedi sono delle reperti eccezionali, perché magari sono delle pietre incise con dei motivi bellissimi, però nessuno se ne sa niente. Questo veramente viene da pensare che o lo fanno apposta o veramente questa cultura deve morire per forza. Ed è sempre, questa cultura è sempre legata a cose tipo la pietra del diavolo, le masche, le cose che vengono messe sempre in una maniera un po' demoniaca, no? Quasi come se fossero pericolose. Sì, nel nostro libro abbiamo fatto tutta una raccolta che continua, perché dopo la pubblicazione del libro della città di Rama ne abbiamo scoperte tante altre cose, e non finisce mai questa ricerca. No, non finirà mai, no, anche per puntiglio, anche perché le prime volte che ci siamo esposti a fare questo tipo di ricerche che hanno portato poi al libro, e ci siamo trovati addirittura minacciati da vari personaggi della cultura locale, cioè, che ci volevano dissuadere. Sì, che, insomma, e noi abbiamo detto: ma noi facciamo solo delle foto. No, voi non dovete fare queste cose qua. Ci sono gli esperti. Ma gli esperti non fanno mai niente. Quindi... Però è un dato di fatto, sì. A questo proposito vorrei ricordare che il vostro libro Rama Viva ha dato vita a questa, se vuoi, ricerca anche di rubare all'oblio, no? Queste immagini, questi posti, e sulla nostra stessa pelle abbiamo potuto vedere che alcuni dei posti che abbiamo avuto l'onore di trovare, di filmare, poi dopo non ci sono più, quindi sono già dei reperti che già non esistono più nella nostra bellissima storia, come il sito della Maddalena, che era un sito preziosissimo, pieno di pietre megalitiche, pieno di tumulus.
adesso la tana li ha spianati tutti, quindi la notav è stata rasa, e non è rimasto niente, proprio di quel posto non ne rimarrà mai più niente, non però rimangono i filmati che sono stati fatti, meno male. Ma in effetti noi non rivediamo assolutamente, molti sono i curiosi, e giustamente curiosi, che ci chiedono dove possono essere le mura di rama, ma noi tacciamo, lo conoscono solo alcuni archeologi francesi, ma gli italiani no. Sono i custodi, che sono quelli giustamente che custodiscono il posto. Però ancora per finire volevo dire ancora una cosa, che in fondo noi una cosa l'abbiamo fatta, è stata quella di dare continuità alla cultura celtica con un grande cerchio di pietre, proprio nel momento in cui i grandi cerchi di pietre vengono distrutti, da un progetto di Giancarlo abbiamo eretto un grande cerchio di pietre. Sì, un cerchio di pietre che praticamente ripete la struttura, l'architettura dei primi cerchi di pietre considerati sacri, perché erano composti da 12 pietre ed erano costruiti in modo da poter calcolare il sorgere e il tramontare del sole, le ore, le stagioni, soprattutto i solstizi e gli equinozi, cosa che gli altri cromlech che esistono tuttora non lo fanno, ce lo fanno approssimativamente. Questi erano dei veri e propri osservatori astronomici dell'epoca. E c'è da dire che anche questi, ad esempio, in tutta l'Europa sono stati distrutti, perché c'è solo quella che viene chiamata la tomba di Merlino, che è stata rispettosamente conservata, anche perché la gente del posto si sarebbe sollevata, sì, in Bretagna, dove si ripete questa struttura delle 12 pietre base che possono costituire un osservatorio astronomico. Però è indubbio che i megaliti ci hanno fatto conoscere e legare anche tutta una serie di altre terre in altri territori, dall'altra parte del mondo. Si legano stranamente, certo, insieme questi. Certo, quando siamo stati in Arizona abbiamo trovato degli elders che sembravano che fossero dei druidi. Quando siamo stati in Australia è la stessa cosa. È una cultura che ha lasciato delle radici enormi, però come dicono gli aborigeni australiani è un dream time, cioè è un discorso che deve essere vissuto all'interno di una conoscenza, perché al di fuori sarebbe come delle perle in porci e soprattutto dare le vie, i percorsi che la società maggioritaria possa percorrere per andare a distruggere non solo i monumenti ma anche le persone che possono essere legate sentimentalmente o consapevolmente a quello che rappresentano queste pietre. Va bene, allora io direi di chiudere con un altro brano musicale celtico che anche questo si collega al linguaggio di tutti i paesi celtici, perché come diceva un mio carissimo amico che è anche un grande scrittore, Bjørn Larsson, Bjørn Larsson è un navigatore, uno che ha scritto tanti libri, e non si spiega, si accanisce su questo, non si spiega come sia possibile che nonostante tutti i tentativi di annientamento della cultura celtica, tutti i paesi celtici siano legati da qualcosa che lui non riesce a spiegare. Noi magari potremmo dare un'interpretazione, perché c'è stato chi ha mantenuto una continuità, certo, ci saranno, probabilmente ci sono le consorterie druidiche, certo. E non parlo di New Age, parlo di quelle, certo, autentiche. Perché, diciamo che sono consorterie sciamaniche in stato di clandestinità, perché in definitiva quello che ha fatto l'impero romano è stato terribile, c'è stata una pulizia etnica che ha riguardato tutti i druidi e qui pochi druidi che sono sopravvissuti si sono nascosti. La chiesa poi si è ripensato anche lei dopo Costantino di fare un massacro, portavano i cosiddetti pagani a un posto in Siria dove praticamente era la Guantanamo di allora, o ti convertivi o morivi, per cui o uscivi con i tuoi piedi ma rigenerato nella fede cristiana o orizzontalmente per essere buttato in qualche vasca. Erano le prove di guerra per la colonizzazione che doveva fare le stesse cose. Allora finiamo con un brano che è Ove Deus. Thank you.
love, and ask the moon and star for light to guide me his heart tonight. Over the ocean, over the sea, bring my heart eternity. Over the ocean, over the sand, bring my heart eternity land. Madre Terra Caffè, vi diamo appuntamento per un appuntamento un po' ben più energico che è il Celtic Rock dell'Upgrad, che si svolgerà alla suoneria nell'altra sala il 17 marzo per St. Patrick's Day. Ringrazio i miei colleghi, quindi grazie a tutti.